10 interviste per una sola domanda. Quale ricetta preparereste nella vostra cucina da sogno? Ho intervistato familiari, amici, colleghi, passando per personaggi un po' particolari. La prima intervista naturalmente non poteva che essere fatta ad Antonella, la donna che mi sopporta da tanti anni, mia moglie. Niente, devo fare un video per Scavolini. Ti volevo chiedere... Qual è la ricetta che prepareresti nella tua cucina da sogno? Dai, rispondi! Così è breve e indolore. Come il padano. Ok, ciao, grazie. Proseguiamo con mio figlio Simone, il più grande. Relativamente, perché ha solo 3 anni e mezzo. Ma le idee già molto chiare. Ciao Simone! Ciao! Mi puoi dire qual è la tua pappa preferita? La tua ricetta preferita? Con le fragole! Una ricetta con le fragole? Sì! Un dolce? Sì! Va bene, grazie, ciao! È quindi il turno di mia madre, elemento essenziale che non potevo non intervistare. L'ho portata a pranzo fuori, una pizza, un goccio di birra, si è sciolta ed ecco la sua risposta. Aspetta. Ciao. Ciao! Mamma, dovresti dirmi qual è la ricetta che vorresti preparare nella cucina da sogno? La genovese. Bene mamma, una ricetta veloce da preparare, grazie. Se intervisto la mamma, devo intervistare anche il papà. Io però sono a Roma, papà è a Napoli. Quindi ho pensato a una bella videochiamata, ci siamo sentiti su Skype e ho ripreso quanto ci ha detto. Una domanda e tu rispondi, va bene? Nonno! È il nonno, sì! Mi devi dire qual è la tua ricetta preferita? Allora... Linguine? Linguine con le vongole, va bene. In bianco, va bene, grazie. Mamma, papà, Antonella... mia moglie, i figli, ma la nostra famiglia è composta anche da altri interessanti personaggi, come ad esempio Frida. Frida, ciao, come stai? Ti volevo chiedere, qual è la tua ricetta preferita, quella che prepareresti nella cucina da sogno? Nicco, togli da dietro. I croccantini, eh? Sì, ma c'è un gusto preferito? Niccolò, eviti di ucciderla. Frida? Al salmone? Va bene, ti ringrazio. Ciao! Passiamo ora ad un'altra categoria, quella degli amici. Ho intervistato quello con cui passo più tempo, con cui condivido più cose. Il mio migliore amico, potrei dire. Il forno. Sei il mio migliore amico. Non potevo non intervistarti. La domanda la conosci. Qual è la ricetta che prepareresti in una cucina da sogno? No, non voglio sostituirti, non voglio una nuova cucina. No, resteremo assieme, non ti scaldare, mamma mia. Allora, qual è la ricetta? La tartare. Ma sei un forno? Hai voglia di fresco? Vabbè, forse sei stanco. C'è un'altra persona però con la quale condivido tanto tempo, la mia collega Valentina. Ottima forchetta, a dir poco. Sentiamo cosa ha da dirci. Ma... è inutile che ti no, giri. Luca, ti prego. Valentina, è una domanda rapida e indolore. Mi serve per questo video che sto realizzando per Scavolini. Devi solo dirmi qual è la ricetta che prepareresti nella tua cucina da sogno. E devi guardarmi. Dai! La ricetta? Dai, la ricetta che ti piace preparare, il piatto preferito. Dai! Il tiramisù. Ce la puoi... Ah, brava. Okay. Tiramisù. Aspettavo una cosa più selvaggia. Grazie. A questo punto addirittura un'intervista doppia con due grandi amiche, due grandissime blogger. Fedora, conosciuta da tutti come Cranberry, quindi Cappuccino e Cornetto, e Vati, a Taipanist. Intervistate assieme in un momento di grande concentrazione, un momento davvero solenne, direi. Ragazze, vi devo fare una domanda. Adesso? Vi dovete dire qual è la ricetta che preparereste in una cucina da sogno. Prima Fedora. Torta cioccolatosa con glassa che cola almeno un po'. Mamma mia, ora Vati. Io farei un bel pad thai thailandese con i tagliatelli di noodles di riso con dei gamberetti, salsa tamarindo e fagiolini. Vi ringrazio perché una delle ricette dovrò prepararla, quindi mi avete dato proprio delle belle risposte. Grazie, siete fantastiche. Ciao. Non potevo che chiudere con la persona che mi ha trascinato in tutto questo, con Cristina, che
che ha ideato il contest, che ho intervistato proprio da Scavolini. Con occhiali o senza? Come preferisci. Però così so che agli spettatori piace in ogni modo, sì, quindi... Certo. Questa che vedete qui è Cristina Scadeni. Mente e a quanto ho visto a tavola stomaco del contest Cucina da Sogno. Maledetto. È l'ultima intervistata e volevo chiederle, qual è la ricetta che prepareresti nella tua cucina da sogno? Spaghetti alla carbonara. Brava, mi stai piacendo e ti sei salvata.